Siamo a Cantiano per Cantiano Fiera Cavalli, 45esima edizione, la prima delle due domeniche. Sono due infatti gli appuntamenti che ogni ottobre da 45 anni si tengono qua alle pendici del Catria. Tantissimi cavalli, decine, forse centinaia di cavalli a creare questa atmosfera impagabile per la quale stiamo ogni volta proponendo a tutti i nostri telespettatori di essere qua. Il merito è di chi tutto l'anno crede in questa razza, le istituzioni, ma soprattutto gli allevatori, il centro ippico, quelli che oggi ci danno la possibilità di avere qualcosa di unico a livello regionale, che non è solo a valorizzazione del settore primario, quello dell'allevamento, ma che sta diventando un volano importante per lo sviluppo di questi territori. I bambini possono salire naturalmente accanto dei professionisti e oltre abbiamo spettacoli famosi in tutta Italia, abbiamo la riscoperta dei muli, quindi parliamo di antiche pratiche tradizionali e come noi allevatori faremo vedere come si utilizzano i muli per lo sbosco della legna. Questa settimana, la prossima settimana il 20, perché ricordo a tutti sono due domeniche, la seconda e la terza. Riproporremo quasi tutto il palinsesto di oggi, della domenica 13, lo ripeteremo il domenica 20 e in più avremo degli amici di Roma, gli amici di Muli Montati di Roma, che ormai siamo, ci lega la passione per il mulo oltre che per il cavallo del Catria. Ecco perché attorno al cavallo noi vogliamo raccontare tutto il resto, le sue bellezze ambientali, agroalimentari, l'intrattenimento, e credo che questo cocktail stia dando i risultati sperati. Sia per gli appassionati di settore, ma anche per il grande pubblico, per le famiglie che possono godersi in maniera naturale e ritornare a quel rapporto appunto tra uomo, natura e cavallo, che in questa sede sotto il Monte Catria trova le origini e il suo ambiente naturale. La regione sostiene questa manifestazione sia con il bando accoglienza per quest'anno sia con la legge del cavallo del Catria di mia promozione, che oramai è vigente da qualche anno. Inoltre abbiamo concretamente cercato di valorizzare questa razza intervenendo sulle premialità, che passano da 200 euro a 400 euro a capo, sia con misure che possano aiutare l'agricoltura e le zone svantaggiate. Inoltre, con un mio emendamento, ho voluto inserire all'interno della legge regionale sulle ipovie una premialità per chi utilizza il cavallo del Catria. Il legame col territorio di questo cavallo è evidente e farlo vedere nel suo luogo di origine e di allevamento è la maniera migliore per far conoscere questo cavallo, un cavallo che ha sicuramente degli spazi di mercato molto interessanti, che però dobbiamo far conoscere anche fuori da questa realtà. E Anareae ha lo scopo di conservare queste razze, perché sono tutte razze a limitata diffusione o a rischio di estinzione, ma ovviamente per conservare queste razze bisogna anche trovare degli spazi di mercato, perché se noi dobbiamo sempre ringraziare gli allevatori per aver tenuto in vita questa razza, dobbiamo sapere che sì, lo si fa per passione, ma ci vuole anche il tornaconto economico. E questi cavalli dobbiamo farli conoscere, perché hanno una potenzialità di utilizzo nell'equitazione veramente importante e molto versatile come cavallo, che può essere utilizzato nel salto ostacoli, nella monta da lavoro, nelle passeggiate a cavallo, nei trekking.